L'ordinanza della regione è una presa in giro, non funziona, ribadisce la sindaca di Roma Raggi, che ha incassato di nuovo l'appoggio del DIBA Alessandro Di Battista. Non si è piegata al malaffare e combatte il suo assist. E tutti si sono messi in testa di buttarla giù. Coraggio Virginia, siamo tutti con te. Basta col boicottaggio mediatico, le ha risposto l'assessore regionale rifiuti Massimiliano Valeriani. Sapeva la sindaca, sottolinea l'esponente PD, che avrebbero trovato l'impianto RIDA chiuso poiché si adeguerà all'ordinanza oggi. E sempre oggi, Vertice Raggi ama sindacati sul patto del decoro. Quindi abbiamo un patto del decoro in una situazione veramente indecorosa. Una città sommersa dai rifiuti, dal liquame, come nel Medioevo. Non so se sapete, ma nel Medioevo le città. I paesi erano sommersi dai rifiuti, le strade erano una cosa, e questo anche nell'Ottocento, le strade erano un vero immondizzaio, come adesso la città di Roma, forse l'unica al mondo. Però arriva Di Battista, Forza Raggi, ma al cittadino del Forza Raggi il complotto e la regione non interessa assolutamente niente. Sapete che a Roma pagano la tassa più alta dei rifiuti? Il cittadino ha diritto a vivere in un ambiente pulito. Adesso chiedono, dovete produrre meno spazzatura. Ma cosa vuol dire produrre meno spazzatura? Uno apre la scatoletta del tonno e non la butta? Non la butta nella spazzatura perché deve produrre meno spazzatura. Dove se la mette? Sotto il cuscino? Se la mette in bagno la scatoletta del tonno? Se la mette nella valigetta per andare al lavoro, nello zaino, nella borsa? Deve buttare la scatola del latte vuoto e non la butta? Cosa vuol dire produrre meno rifiuti? Rifiuti non è una cosa che si può produrre meno. I rifiuti sono rifiuti, ma questo non è che ci vuole, non è che bisogna avere una laurea in amministrazione dell'impresa per capire che il rifiuto non si può produrre meno rifiuti. Ma come si fa a chiedere al cittadino devi produrre meno rifiuti? No, sei tu che devi risolvere il problema, non il cittadino produrre meno rifiuti. Il cittadino ha diritto a una città pulita, diritto in quanto paga le tasse. Ma poi siamo nella capitale, la capitale del paese. Ma che vergogna! E comunque sia, quando si è a capo di un'impresa, quando si è a capo di un comune, sei tu il responsabile, non puoi parlare di complotti e non ci sono i camion. Quando c'è un problema in un'azienda, chi risponde? Rispondono i dirigenti, il direttore generale, il direttore, il presidente. Non si parla di complotti. L'azienda non vende, ah, è un complotto. Sarà comunque un complotto, sarà quello che vuoi, ma tu sei pagata per risolvere i problemi. Tu sei pagata per risolvere i problemi, senza se e senza ma. Non devi fare polemiche, non devi dire è colpa di questo, la regione non funziona. Tu devi risolverlo. Sei pagata, sei stata eletta, pagata per risolvere i problemi. Uno non va a fare il capo di un'impresa, di un'azienda, di un comune per stare seduto a leggere il giornale. I problemi sono all'ordine del giorno, più di un problema al giorno. Quindi, quando si è a capo di un qualcosa, il compito è risolvere i problemi, perché se non ci fossero da risolvere i problemi, non servirebbe un capo. Ma lo sapete che la metà, più della metà dei mezzi pubblici, non dei mezzi pubblici, scusate, più della metà dei mezzi che devono pulire le strade non funziona. Dice, ma il parco è vecchio, sono almeno 10 anni di media. 10 anni non è così vecchio, la mia macchina ha 13 anni, 14 e funziona perfettamente. Ci vuole la manutenzione, manutenzione. Cioè, i soldi non ci sono, si devono trovare perché questi sono servizi essenziali, basici di un comune. E questo in tutto il mondo è così, eh? E poi la chicca, la metà, non la metà, scusate. 1000 netturbini su 4000, cioè il 25%, sono in malattia con certificato medico perché le esalazioni. Mettetevi la mascherina, che il comune gli dia una mascherina. E allora il cittadino cosa deve fare? Tutta Roma si deve mettere in malattia perché c'ha i sacchetti della spazzatura che fanno odore? Eh?
Quindi tutti gli impiegati, operai, tutti quelli che lavorano a Roma devono avere il certificato perché non si può respirare dalla puzza. Quindi, cari netturbini, operatori ecologici, non so esattamente come preferite essere chiamati, bisogna andare a lavorare anche con la puzza perché questo è il vostro lavoro. Il comune vi deve dare una mascherina, una maschera antigas, una maschera militare antigas, quello che volete, ma si va a lavorare, siete pagati per tirare su la spazzatura. E dicono, la città è in gravissima sofferenza, i casi allarmanti si susseguono. Davanti scuole, ospedali, ristoranti restano cumuli di immondizia, nonostante sia scaduto ieri l'ultimatum dettato da Nicola Zingaretti all'AMA, ma l'AMA aveva perfettamente, chiaramente risposto che, dato il degrado della città, non si può ripulirla in una settimana, ma neanche in 10 giorni, scordatelo. Ci vuole almeno un mese. Cosa vuol dire almeno un mese? Che vuol dire che da un mese in avanti, magari 2 mesi, magari 3 mesi, chi lo sa, però minimo un mese, ma minimo un mese con i 4.000 netturbini, con nessuno in malattia e col 100% dei mezzi funzionanti, ma non è così, non è così. E poi la scoperta più agghiacciante di questi giorni, in un cassonetto vicino al quartiere Montesacro, al nord della capitale, centinaia di denti umani buttati per terra e scoperti da un cittadino. Le strade sono invase dalla spazzatura, i cassonetti pieni vengono dati alle fiamme, l'emergenza peggiora di ora in ora, una crisi senza precedenti, altro che il vento del cambiamento. Speriamo che il vento non cambi, perché se arriva il vento a Roma, immaginatevi l'odore, altro che il vento del cambiamento. Quindi crisi senza precedenti, che convince il presidente dell'AMA, Luisa Melara, a rivolgersi direttamente ai cittadini. E nel suo appello mette anche un invito accorato: contenere al massimo la produzione dei rifiuti. Complimenti, complimenti. Questa è la soluzione. Ci sono i rifiuti e fate meno rifiuti, no? E mi sembra logico, lampante e poi una cosa proprio perfetta. E poi questi manager sono nuovi, sono stati messi dalla Raggi nuovi manager per risolvere la situazione. E il manager appena insediato dice: ho trovato, sai come faceva Lino Banfi? Tu, 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 tu. Ho la soluzione, producete meno rifiuti, eh? E bisogna anche fare un bel applauso. E poi aggiunge: mi appello al senso civico di tutti per fare innanzitutto prevenzione. Bisogna fare prevenzione, cioè butto o non butto la spazzatura, ci vado o non ci vado, no? Contenete al massimo la produzione di rifiuto, separando tutti i materiali riciclabili e utilizzando correttamente i contenitori con capienza residua, specifica la signora Melara. Quindi, nonostante il pattume, i denti umani in giro, ci mettiamo a fare la raccolta differenziata. Mettiamo i materiali di un certo tipo da una parte, ma da una parte. Ma se è tutto buttato per la strada, con gli animali, scarafaggi, topi che aprono, i gabbiani che sono diventati grassi come dei maiali, perché hanno un ristorante, un menù ampio. Sì, sarà un problema complesso, però ci sono dei siti per lo smaltimento che hanno dato disponibilità ad aumentare quello che possono ricevere, siti che hanno dato anche il doppio. Ma cosa hanno detto? Guardate un po'. Noi siamo qua dalle 7 del mattino alle 9 della sera o anche prima delle 7 aspettando i camion dell'AMA che non arrivano. Abbiamo dato disponibilità a 10 camion, ne sono arrivati 2. Un altro sito dice: avevamo dato disponibilità a 6 camion, ne è arrivato uno. Un altro dice: abbiamo dato disponibilità, non mi ricordo, nessuno è arrivato. Quindi è inutile andare, dico alla Raggi, davanti al sito e fare la faccia triste: guardate Zingaretti, è un buffone, guardate che non è vero niente. E poi era andata all'indirizzo sbagliato. Ma che vergogna, ma che vergogna, che vergogna, che vergogna. Ma prima di eleggere dei sindaci, prima
Ma un sindaco deve essere una persona preparata, una persona con esperienza, una persona con un certo background. Non si prende la prima persona che passa, eh? Non si prende la prima persona che passa e si mette a capo della capitale d'Italia, che è il municipio di Roma, ha molti municipi satellite. Non si fa così. Non si eleggono le persone su Facebook, quanti like. Ho preso tanti like, vado in Parlamento, ho preso 40 like tra i miei amici, mia nonna, mio zio, un mio cugino bislaterale di Foggia mi ha votato, allora divento sindaco di Roma. E cari amici, molte persone con questo governo sono state fortunate, posti di potere con 40 like. Che possiamo, ma di cosa ci stupiamo? Abbiamo liberata la racket Capitan Europa, secondo un giornale di sinistra tedesco, incriminata, sperona, la Guardia di Finanza è libera, la capitale sommersa dai rifiuti, la nave della Costa Crociere che va quasi a distruggere Venezia, quasi entra dentro Piazza San Marco con tutta la nave da crociera. Quando dico che sfortunatamente il nostro paese è una repubblica delle banane, per quanto può essere offensivo, è la cruda realtà. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata.